Otem na bomo Otem na bomo Oteme Pa manera gotem botras go botime Kati ot manera spika o botime Nis forma botatu minam botitime Oteme Amor Tu mais eu igual a uyu Porque você tem medo E eu tenho boca louca Gosto quando você me toca A minha voz fica louca Amore Manda mais beijo que eu quero Manda de novo Juro que eu não vou falar Manda vir beijo eu quero mais Juro que vai ficar entre nós man. Você pode mandar em mim Pra eu não ficar triste Pode até fingir mamã Finge que me ama Give me more kiss Cause I wanna give him again You don't wanna tell nobody Give me just one more Você pede eu dou Por ti sou louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu senti muito amor É porque você tem medo Pra me dominar assim Só podes ter medo Pra enrolar minha cabeça só podes ter medo E pra eu não parar de beijar tua boca só podes ter medo Botime Botime Dois, quatro, cabeça pra boca Não quer saber Botime Um timping pra mim, timping pra mim Tá levar Tá mostrar Lugar e coisas nunca boiar na bovida Give me more kiss, cause I wanna give him again You don't want to tell nobody, give me just one more Você pede eu dou Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto Se tu senti muito amor é porque você tem medo Pra maneira que o tempo traz que eu não entendo Allora, siamo giunti alla conclusione della serata. Ebbene sì, stanno calcolando il punteggio, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, ma nell'attesa rivediamo ancora le nostre bellissime ragazze, sicuramente a voi non dispiacerà, vero, vederle ancora una volta sfilare in costume. Quindi richiamiamole dalla numero 1 alla numero 23, le nostre miss. Leaving him alone in the broad daylight He might get it all on his own style
start building a throne out of one I'm raising. Sono ipnotizzata. Look, you're shaking, you can't find a spine. Ci state tutte ragazze? Stringetevi un po'. Sì, sono entrate un po' in ordine sparso. Adesso si rimettono a posto. Eccole qua. Ci siamo. Io direi di fare qualche domanda a queste ragazze. Le volete conoscere un po' meglio? Sentiamo con la loro voce chi sono, cosa fanno, che sogni hanno. Per esempio, cominciamo dalla numero uno. Ilaria. Ilaria, tu fai la studentessa. Cosa studi? Studio formatore risorse umane a Torino. Sono al secondo anno dell'università. E che hobby hai? Perché qua non è scritto niente sugli hobby. Sentiamo. Adoro nuotare e infatti faccio nuoto libero insieme a mia sorella. E poi mi piace praticare altri sport sempre in acqua, come aquabike. Molto bene, brava la nostra sportiva Ilaria. Allora io passo da questa parte, dalla numero 23, Patrizia De Maria. Allora, leggo qua che ti piace molto viaggiare. Il tuo viaggio in cui, insomma, il posto in cui sei stata e che ti ricordi maggiormente qual è? Londra. Londra? Come mai? Perché mi piace parlare la lingua inglese, quindi... Ah, e parli solo la lingua inglese o anche altre lingue, oltre ovviamente l'italiano? Sì, solo inglese. Solo inglese. E dove ti piacerebbe invece andare, dove non sei ancora stata? Marocco. Marocco, io ci sono stata e ti posso dire che è veramente bellissimo, quindi al massimo ci torniamo insieme. E qua invece abbiamo la nostra Sharon Mortarino. Buonasera Sharon, stai bene? Sì, sì. Allora, Sharon, tu invece pratichi la danza, che tipo di danza fai? Hip hop e ragga, che sarebbe uno stile simile all'hip hop. E dove lo studi? Lo facevo a scuola un po' di anni fa a Ragioneria. Come festival dello studente. Avete partecipato quindi al festival? Come vi siete classificati? Terzi. Ebbè, un buon risultato, bravi. E allora passo alla numero 22. La numero 22 è Ilaria Seu. Vedo che balli latinoamericano. Vuoi raccontarci di più di questa tua passione? Da quanto studi? Se studi latinoamericano oppure no? Allora, io ho fatto latinoamericano per 3 anni, ho baciata, salsa, merengue e ho smesso per la scuola, siccome faccio il liceo linguistico mi sono concentrata allo studio, ma penso di riniziare a settembre però col tango. Bene, bello, anche poi vabbè, io ho una presentatrice che mi accompagna, danzatrice, quindi anche a lei piace molto ballare. Proprio come sono te. Molto interessata, sì. Sì. Mentre invece ho visto che è la tua prima sfilata? Sì. Va bene, però l'hai presa in modo molto simpatico. E quindi, ti meriti l'applauso di tutto il pubblico. E continuerai a sfilare o ti concentrerai sul ballo? Non lo so. Colgo l'occasione, vedo, sono un po' così. Va bene, allora la vedremo forse più tardi nelle altre passerelle. Grazie. Abbiamo con noi Noemi Chiaramello. Noemi, ami la fotografia. Quando la pratichi, come la pratichi e come ti piace fotografare? Chi e perché? Beh, lavoro in una discoteca qua a Borgo e mi piace fotografare di tutto, da fare dei set fotografici ai paesaggi, un po' tutto. In bianco e nero o colori? In bianco e nero a volte anche, mi piace modificare le foto. Bene, e invece il lavoro che svolgi in discoteca qual è? La fotografa e anche a volte la cassiera, un po' di tutto sono. Si può dire per quale discoteca lavori? Little Italy. Così ti verranno sicuramente a trovare. Mentre qua vicino a me Alessia Viglione. Allora, io qua ho scritto immersioni subacquee, pallavolo e cucina. Adesso mi racconti tutte e tre queste passioni e quale ti piace di più e perché? Allora, l'immersione l'ho iniziata perché mia madre era già subacquea e quindi mi ha portato un po' lei a fare questi corsi. Invece mi piace cucinare perché ho fatto l'alberghiero e pasticceria, quindi mi piace molto fare dolci e pasticciare in quel...
E il tuo dolce preferito qual è? La sacher. Perché è il cioccolato. Ah, ecco, quindi ti piace anche molto il cioccolato, sei una golosa proprio come me. Sì, sì, il cioccolato è... Beh, però è anche un bellissimo fisico, insomma, ti tieni bene. Sì, grazie. E la pallavolo, adesso ho smesso, però ho fatto tanti anni di pallavolo, poi per un po' la scuola e un po' non facevano più le squadre, quindi ho dovuto smettere. Molto bene, allora grazie del Saviglione per averci precisato i tuoi hobby. Passiamo a Lucrezia, Lucrezia Saccomandi, come mi faceva notare ha un doppio nome, nel senso che il nome intero sarebbe Lucrezia Piera, giusto? Lucrezia come professione fa? Studentessa. Di cosa? Liceo artistico di Torino. È vero, perché tu sei di Cavaler Maggiore, quindi è più vicino lì. Dove vai, al Cottini? No, vado al primo liceo artistico. E come hobby? Come hobby, beh, la fotografia, perché riguarda il mio corso di studio, perché il liceo artistico è indirizzo multimediale, quindi solo video e fotografia. E poi mi piace tanto il nuoto, infatti quest'anno prenderò il brevetto da bagnino. Sicuramente qualcuno farà finta di affogare. Bravissima la nostra Lucrezia. E passiamo quindi a Lucia Rostagno, giovanissima, la miss in gara più giovane tra tutte le altre, lei ha solo 15 anni e viene da Fossano, proprio come me. Allora Lucia, io so che tu, oltre a sfilare, quindi ad avere una certa eleganza per le passerelle di moda, so che praticavi o pratichi uno sport molto particolare che non ha nulla a che vedere con le sfilate. Sì, era il Kung Fu, però l'ho smesso a novembre e ora mi dedico alla palestra per mantenere la forma fisica. Bene, quindi non mangi cioccolato come lei? No, perché no, meglio di no. Non ti piace il cioccolato? Sì, mi piace però... Bene, bene, grazie Lucia Rostagno. Un applauso. Clara Angelica Saccomandi, di professione fa? Imprenditrice. Wow, cioè? Ho un ristorante pizzeria a Cervere. A Cervere? Molto interessante, ecco perché il mio fidanzato andava molto spesso a Cervere, volentieri tra l'altro, adesso capisco, qui. E come hobby? Come hobby suono il basso elettrico da autodidatta da quando avevo 16 anni e canto, mi piace anche tanto scrivere racconti dell'orrore. Sei molto dark, ma si vede. Brava Clara, un applauso. E passiamo ora alla numero 19, Mara Ghione. Io peraltro la conosco perché andavamo a scuola insieme, abbiamo concluso la maturità proprio quest'anno e tu Mara ti sei classificata anche con ottimi voti. E cosa pensi di fare in futuro dopo la maturità di liceo scientifico? In futuro vorrei frequentare l'università a indirizzo di biotecnologie e credo a Torino, che per me da Savigliano sarebbe la meta più vicina da raggiungere. Beh, però so che sei anche molto brava nella lingua francese oltre che quella inglese e italiana. Sì, ho sempre avuto un amore sfrenato per la lingua francese e mi piace parlarlo soprattutto d'estate, al mare, in vacanza, con i miei amici. Bene, insomma, quindi Mara sa che la bellezza non è tutto e le piace molto anche studiare. Complimenti Mara. Abbiamo qui invece Alison Verra. Alison, che è altissima, devo sforzarmi con il microfono. E leggo qui che fa equitazione, che è uno sport bellissimo. Sì, è lo sport più bello del mondo, sicuramente. Poi io pratico dressage, che è una delle tre discipline equestri, delle tre discipline olimpiche dell'equitazione, che è una disciplina poco conosciuta in Italia, purtroppo, perché è bellissima. E quindi spero che, visto che adesso ve lo dico, voi sappiate che esiste e vi iscriviate tutti in un circolo ippico a provare dressage. Bene, l'abbiamo già scritturata per fare le pubblicità. E hai un cavallo tuo? Sì, si chiama Nemo, come il pesciolino. Di che colore è? È baio, vuol dire che è tutto marrone con criniere e coda nere. Bene, anche lui ti farà per te stasera. Facciamo un applauso a Alison. Mentre la numero 18 è Sabrina Biglione, sedicenne di Rossana. Leggo qua che ti piace danzare e pattinare. Ti piace di più danzare o pattinare? O sfilare?
anche sfilare, però danzare è sempre stato il mio sogno. Ah, ecco, quindi mi hai detto il tuo sogno nel cassetto, ti piacerebbe danzare ad un livello molto alto, immagino. Sì. E che cosa balli di solito? Danza ritmica, artistica. Ah, bello. Mentre invece pattinare, ti piace pattinare di più sul ghiaccio o sulla strada? Sul ghiaccio. Bene, un bello sport anche questo. Sicuramente. Grazie Sabrina. Il ghiaccio l'abbiamo rotto stasera, soprattutto voi. Serena Rosso invece, 24 anni, infermiera. Leggo qua che non è stato segnato il parrucchiere, il centro estetico. Come mai, ti sei pettinata tu? Sì, perché ho lavorato tutto oggi e quindi... Bravissima, questo è quello che volevamo sentire. Ci sono anche delle ragazze che lavorano, oltre a pensare alla loro bellezza, e sono degne di ammirazione. Sì, bisogna curare bene i pazienti, quindi la sfilata è arrivata dopo. Quindi sei qua soprattutto per divertirti? Sì, sì, assolutamente sì. Sì. Niente, mi piacerebbe diventare strumentista di sala operatoria e ci riuscirò, spero. Noi siamo con te. Brava Serena. E sono adesso da Veronica Barbieri, 19enne di Caraglio. Ecco, a proposito, a Caraglio ieri, proprio ieri, c'è stata una tempesta. Sì, esatto, ha devastato tutto il paese, un capannone è stato sfondato, alberi sradicati. Bene, bene, informata. Lei magari era a ballare, ma la tempesta l'ha vista. No, in realtà non l'ho vista. Però andiamo avanti, so che ti piace cucinare anche a te. Sì, esatto, è la mia passione, da quando avevo più o meno 12 anni mi diletto in cucina. E cosa ti piace cucinare? Ma non ho un piatto in particolare, più o meno tutto. Bene, e quindi vedo anche che ti piace molto giocare a pallavolo. È il tuo sport preferito, lo pratichi da quanti anni? Sì, è il mio sport preferito, l'ho praticato fino allo scorso anno e poi ho terminato il liceo e ho smesso anche di giocare. Ma sì, inizieranno nuove cose per te, chi lo sa. Grazie a Veronica Barbieri. Continuiamo con Denise Falco. Denise è giovanissima, 16 anni e fa la studentessa. Dove studi, Denise? Ho finito il terzo anno dell'istituto agrario e continuo il quarto e il quinto il prossimo anno prendendo il diploma. E dopo cosa vorrai fare dopo la scuola superiore? Vedrò cosa la vita mi offre, perché con gli anni posso ancora cambiare moltissimo idea, quindi non lo so. C'è un sogno che vorresti realizzare? Beh sì, mi piacerebbe sfilare e da quando ero bambina mi è sempre piaciuto fare la velina, anche se è un sogno un po' impossibile magari. E perché? Magari da questa sera cambia qualcosa nella tua vita, questo è un inizio, quindi sicuramente metà del tuo sogno si è già realizzato, o comunque comincia a realizzarsi. Mi piacerebbe davvero tanto e lo spero con tutto il cuore. Allora in bocca al lupo, Denise. E passiamo ora ad Elena Drestila, numero 16, 18enne di Narzole. Allora Elena, so che anche tu come me quest'anno hai finito la maturità. E che cosa pensi di fare il prossimo anno? Io ho delle idee un po' particolari su cosa voglio fare il prossimo anno, perché ho frequentato il liceo sportivo fino all'altro mese e proprio per questo ho mandato qualche giorno fa la domanda per entrare nell'esercito. Wow, l'esercito, ragazzi! E come mai questa passione? Insomma, una ragazza così bella che ama sfilare, è strano che entri nell'esercito, che non è proprio un lavoro molto semplice, anzi è molto duro. Diciamo che mi serve questo primo anno nell'esercito per poi diventare finanziere semplice, ecco, questo è il mio obiettivo. Speriamo di farcela e mi impegnerò più che posso. Sì, lo so, perché sei molto brava e ti impegni sempre in tutto quello che fai. Grazie Elena. Ed ecco Sonia Stagno, di 19 anni. Sonia viene da Fossano e come professione fa? La parrucchiera. La parrucchiera, ti sei pettinata da sola stasera? Chi ti ha pettinata? Andrea, ieri c'è di Andrea.
pettinato tutte lui, è stato bravissimo, vero? Sono splendide le nostre ragazze. Ho chiesto prima a Sonia se aveva un sogno nel cassetto, lei mi ha risposto questo. La fotomodella. E boom. È un sogno bello, no? Cosa ne dite? Ma oltre ad avere un sogno, ha anche degli hobby. Mi ha parlato anche dei suoi hobby, che sono? Correre e andare in bici, e basta. E fare la commessa ogni tanto. Commessa non è un hobby, è un lavoro. Come un hobby? Sì, sì, è un hobby, io faccio un altro tipo di lavoro. Assumetela questa ragazza, vi conviene. Un applauso a Sonia. E passiamo quindi alla numero 15, Noemi Ciravegna, di Fossano, proprio come me. Allora Noemi, leggo qua che il tuo sport preferito è il tennis. Giusto, pratico tennis da 3 anni, ogni tanto vado a giocare per sfogarmi un po', diciamo. Bene, e invece leggo che ti piace molto fare volontariato. Spiegami questa tua passione, da dove nasce e perché. Mi piace molto aiutare gli altri, soprattutto i più deboli, e pratico volontariato in una casa di riposo. Molto bene, beh, ammirevole questo. Complimenti a Noemi Ciravegna. Brava Noemi. La numero 10, Martina Viada. Sei emozionata? Sì, un po'. Questa rossa focosa. Parlaci dei tuoi studi, fai la studentessa, di cosa? Io studio al liceo delle scienze umane a Cuneo e mi piacciono molto le scienze umane come materia, la pedagogia, la sociologia in generale, perché trovo che siano molto utili nella vita quotidiana, anche per capire determinati comportamenti nostri o degli altri. E quindi da grande vorresti fare l'insegnante? No, l'insegnante non proprio, mi piacerebbe psicologia anche, oppure anche infermieristica, perché mi piace molto il contatto e aiutare le persone. Qua sei in buone mani perché hai sentito che ci sono diverse infermiere. Un applauso a Martina. Ed ora la numero 14, Deborah Mattis di Alba. Leggo qua che sei parrucchiera, quindi questa sera ti sei acconciata tu? No, mi ha acconciato Andrea. Però insomma potevi anche fare da te, perché tra l'altro so che ti piace anche l'estetica, quindi ti piace anche truccare. Sì, truccare e anche fare le unghie. E hai un centro estetico personale? No, faccio le unghie a casa, amici e parenti. Ah ok, e vediamo, il tuo sogno nel cassetto qual è? Aprire un centro estetico e che anche parrucchiere, tutte e due. Bene, un centro unico, parrucchiere e estetista per Deborah Mattis. Speriamo che il tuo sogno si possa avverare. Francesca, eccoti qua. Allora, Francesca, vieni da Saluzzo, che è una città bellissima, vero? E fai la studentessa, dove studi? Liceo scientifico di Saluzzo. Al Bodoni, quindi. Ti trovi bene? Sì, molto bene. E i tuoi hobby sono danza moderna e nuoto. Parlaci del nuoto, come mai ti piace? Perché mi fa sentire bene, è a contatto con l'acqua e per far movimento. Ti fa anche molto bene, si vede. Cosa ne dite voi? Siete d'accordo? E passiamo quindi alla numero 13, Milena Gallo, anche lei di Fossano. Allora Milena, anche tu 19enne, so che hai finito gli studi proprio come me. Allora, so che ti sei posizionata, insomma, hai avuto ottimi voti dal liceo o da ragioneria, però in futuro hai un'ambizione molto particolare, che è quella di? Diventare oncologo pediatrico. Oncologa pediatrica, insomma, nulla di più semplice, devo dire. No, no, spero di entrare a medicina il prossimo anno e poi vedremo. Ah, perché hai fatto quindi i test di medicina? No, non l'ho fatto quest'anno, provo a entrare a farmacia e poi spero di entrare a medicina. E beh, hai fatto bene anche perché quest'anno i test di medicina ce li hanno messi proprio a ridosso della maturità, insomma, speriamo che il prossimo anno il tuo sogno si possa avverare. Mentre invece so che danzi, latinoamericano. Danzo da quando ho 5 anni, ho fatto 5 anni di danza classica, latinoamericano, hip hop, tutti i tipi di danza li ho praticati. E insomma, per te è semplice conciliare la danza, le sfilate e lo studio? Sì, sì, abbastanza. Dedico più tempo allo studio, naturalmente, però riesco a conciliare tutti e tre.
Bene, che studiare è poi la cosa più importante. Grazie Milena e complimenti anche a te. Terminiamo la nostra carrellata di Miss con Giulia Bertalmia, che è la sorella di Ilaria, vero? Il tuo hobby qual è, Giulia? Danzare. Che tipo di danza? Faccio danza delle ventre. E com'è proprio che come non... te! Com'è che non ti ho mai vista? Ma è perché sono più dalle parti di Torino. Il corso è a Torino e allora balliamo più in quelle zone. Banzi per Artemide o per Aziza? Per Aziza, sarebbe una allieva di Aziza, la mia insegnante. Ho capito, poi ci fai vedere qualcosa. Non osi? Vabbè, intanto ti abbiamo ammirato in tutta la tua bellezza, per stasera va bene così. Poi esatto. Magari la prossima volta ti vedremo danzare. Brava Giulia. Ed ecco che abbiamo così conosciuto meglio le nostre 23 Miss. E io direi ancora di ringraziare gli sponsor di questa serata. Sì. Tra cui la Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, l'Ente Fiera Fredda, ABC Doc Associazione Borgo Commercianti e la giuria. E il Comune di Borgo San Dalmazzo. Il Comune e anche i negozi che hanno partecipato alla sfilata. Esatto, i negozi, centri estetici e parrucchieri. La giuria ovviamente ha compiuto il suo lavoro, le votazioni sono state fatte. Vediamo sono se pronti. Sono pronti. Direi di sì. Direi sì. Allora chiamiamo sul palco il presidente dell'Ente Fiera Fredda, Fabrizio Massa. Eccolo qua che arriva. Chiamiamo anche sul palco, ne approfitto per chiamare il vice sindaco di Borgo, Mauro Bernardi, che è qua con noi. E beh, è anche il sindaco di Borgo, Gianpaolo Beretta. Dov'è?